Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio, scusate un attimo, Simeoni, che conduce la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo come ogni giovedì da trasmissioni di Radio Gamma 5 alle ore 15 e abbiamo una seconda trasmissione alle ore 19, Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ricordatevi, questo è il senso di questa trasmissione, cioè quando qualcuno si rivolge a questa trasmissione sa che la morale, l'etica, il modo di parlare, il modo di essere, il modo di rappresentarsi davanti al mondo, il modo di concepire la storia, il modo di leggere le cose, il modo di leggere la situazione sociale in cui viviamo, il modo di leggere la religiosità, il modo di leggere il respiro che dal mondo giunge verso di noi è quello della magia, della stregoneria e del paganesimo politeista. È assolutamente inutile, dannoso e offensivo che qualche cristiano si rivolga a questa trasmissione tentando di venderci e di spacciarci la sua morale, la sua etica, il suo modo di guardare il mondo, la sua lettura della storia, la sua lettura delle cose, partendo dal suo punto di vista come se il suo punto di vista fosse il punto di vista assoluto. Fare questo per noi rappresenta un atto di assoluta offesa, nel senso che questa trasmissione parla di questo. In questa trasmissione ci si confronta su queste cose e attraverso queste, quelle cose che noi rappresentiamo, col nostro modo di vedere il mondo, col nostro modo di sentire il mondo, col nostro modo di percepire il mondo, e con queste cose ci si può rapportare in questa trasmissione. In altri posti, in altri luoghi, eccetera, esistono delle altre regole civili dove ci si può rapportare e discutere in maniera diversa. Ma in questa trasmissione la regola che vige è la regola pagana, del paganesimo politeista, non è la regola cristiana, che i cristiani sono talmente pazzi da considerarla una verità assoluta da calare con violenza, prepotenza, con i roghi, con le torture sulle persone. In questa trasmissione questo atteggiamento dei cristiani viene rifiutato. Questo deve essere chiaro. Detto questo, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Vi ricordo che sono stati aperti tutta una serie di siti internet di paganesimo, di stregoneria e di magia, nei quali che stiamo caricando con i nostri lavori, cioè con i nostri volantoni, con i lavori fatti dall'istituto, con tutto il nostro materiale. E stanno diventando ormai piuttosto corposi. Io ho preparato degli altri programmi, cioè degli altri insieme, di altre panoramiche dei lavori che abbiamo fatto, che abbiamo messo in essere, che servono ancora ulteriormente ad arricchire quanto stiamo dicendo e quanto stiamo facendo. Per cui i siti internet stanno rappresentando ormai cioè una cartolina di presentazione del lavoro di paganesimo politeista che stiamo facendo, che è veramente eccezionale, cioè è eccezionale rispetto a quello che storicamente è stato permesso e è stato possibile fare. Bene, nei siti internet, cliccando paganesimo politeista, cercando su tutti i motori di ricerca, io vi posso dare degli indirizzi qui per radio, ma ve li do papagallescamente perché vi ripeto che io non uso internet, io ho solo ciò che mi ha scritto Francesco. Uno degli indirizzi è http://utenti.tripod.it/studipoliteisti/index.html. Un altro è http://utenti.tripod.it/politeismo/. Un altro è http://members/xoom.itt/paganesimo. E un altro è http://web.tiscalinet.it/politeismo e con le mail del paganesimo politeista studi politeisti 6 licosmile.com e la mailing list che si sta arricchendo di persone che si stanno iscrivendo a questa mailing list, anche se molti di noi non usano ancora internet, però prima o dopo sia lati scali che altri stanno dando degli accessi gratuiti. Per cui chiaramente entro pochissimo tempo, penso entro l'anno, molti di noi
accederanno sia a internet sia nelle mailing list, per cui saremo tutti rintracciabili attraverso il posta, attraverso le mail. Per entrare in mailing list, http://paganesimo.listbot.com. Dopo, se le barre sono giuste o sono inverse, beh, questo è uno specialista che può saperlo. Bene, io vi ho detto anche questo, è un lavoro che sta proseguendo con molta importanza, cioè è diventato abbastanza importante, in quanto stiamo anche raggiungendo pagani fuori dalla zona del Veneto, stiamo raggiungendo pagani anche di altri paesi, per cui chiaramente le cose stanno crescendo in maniera molto veloce, cioè c'è un bisogno, c'è una necessità che fa accelerare progressivamente le cose, c'è cioè il percorso che va avanti a valanga. Bene, oggi parleremo di due cose essenziali in questa trasmissione. In questa trasmissione continueremo sia gli oracoli caldaici, sia un argomento che ho trovato sul Gazzettino, cioè un speciale del Gazzettino sulla pagina Cultura che mi sta molto a cuore e che mi ha fatto incazzare moltissimo, e ne discuteremo parecchio prima di dare il via alle telefonate. Mentre invece nella trasmissione alle ore 19 continueremo a parlare degli spiriti paganesi, un politeista, spiriti e dei, parleremo un po' di alcune tradizioni sciamaniche e del commento che abbiamo su quanto l'antropologo riesce a capire di quelle tradizioni, cioè pratica. L'antropologo assiste alla tradizione, ma lui non è parte della tradizione. Lui vede la tradizione dall'esterno e vede la tradizione con gli occhi di un cristiano che guarda gli altri. Siccome come cristiano è pazzo, nel senso che lui si crede creato di immagine e somiglianza di un Dio padrone, lui dice sicuramente questi paesi come de mi. Sicuramente fanno le mie stesse cose, sicuramente loro pensano e vedono quello che io penso e vedo, dimenticandosi che una cultura diversa porta anche una percezione, una sensibilità diversa nei confronti della realtà, un modo di rapportarsi diverso, non semplicemente una tradizione culturale o descrittiva diversa. Ebbene, noi andremo a commentare quello che questo antropologo ha riportato. E andremo avanti finché facciamo la trasmissione di oggi e concludiamo Spiriti e Dei nella prossima trasmissione. Vi ricordo un'altra cosa ancora, il rito sull'altipiano di Asiago. Bene, io sto chiudendo ormai la lista delle persone che partecipano, andrà ancora un po' avanti l'istituto, le persone che hanno preso contatti o si fanno vive in pochissimo tempo, oppure, vabbè, non ha importanza, insomma, vuol dire che hanno rinunciato, cioè prendo atto di questo. Boh. Scusate un attimo, sì, boh. Andiamo avanti con gli oracoli caldaici. Vi ricordo che gli oracoli caldaici seguono la traccia di tonelli che ho trovato sulla Burr, no? E una traccia che mi permette di costruire tutto il pensiero oracolare dal punto di vista della stregoneria, non dal punto di vista della filosofia. Dal punto di vista della filosofia neoplatonica ci aveva già provato Proclo con dei buoni risultati. Il suo più grande risultato è stato quello di portarci fino a noi gli oracoli caldaici. Prima di leggervi gli oracoli caldaici, però, prendo 2 minuti di pausa perché ho dimenticato da bere. Se io non bevo un po' di acqua, non riesco a continuare a parlare. Per cui prendetevi 2 minuti di musica e arrivo immediatamente. E eccomi qui, grazie per aver avuto un attimo di pazienza. Il frammento degli oracoli caldaici che andiamo a trattare è il numero 64 ed viene trattato anche in modo breve, breve viene trattato brevemente. Corso lunare e processione astrale. In questo frammento ci sono due tipi di procedere, il procedere lunare e le processioni astrali. Le trasformazioni delle coscienze di sé dell'essere luna e le trasformazioni delle coscienze di sé degli astri, le loro trasformazioni, il loro procedere in quanto dei nell'infinito. E a questo non possiamo aggiungere altro, cioè il veggente praticamente va a descrivere una sua impressione, va a descrivere ciò che lui percepisce, ma ciò che lui percepisce non è funzionale al suo esistere, cioè è fuori della sua esistenza. Semplicemente prende atto che esistono delle trasformazioni cosmiche, esistono delle trasformazioni nello spazio dovute a dei, dovute alle loro
coscienza e le loro consapevolezze. Però questo non entra nel gioco della trasformazione della vita nostra in quanto esseri umani. Cioè, che la Luna abbia una coscienza di sé o non abbia una coscienza di sé, non è che varia quello che è il rapporto fra gli uomini e il mondo circostante, fra gli uomini e la natura, fra gli uomini e la loro costruzione della propria coscienza e della loro consapevolezza. I veggenti e gli stregoni sanno che la Luna è un essere cosciente di sé. Questo sapere con cui si può parlare, con cui si può dialogare, con cui si può trasferire sensazioni e intuizioni, non varia quello che è la vita di tutti i giorni, non varia, cioè non mi dà le informazioni per sapere come meglio posso investire i soldi, non mi dà le informazioni su come guidare l'automobile, non mi dà le informazioni su come devo affrontare il consiglio comunale o la vita di tutti i giorni, cioè mi dà delle informazioni, mi dà delle eccezioni soltanto all'interno dell'intuizione e del mio sentire, cioè mi dà una dilatazione di me stesso. Però una volta che io affermo questo, affermo la Luna è cosciente di sé, i pianeti sono coscienti di sé, il discorso si ferma là, a meno che qualcuno dica, beh, davanti a quei mettete in snoccio, col cazzo. Cioè, questa è una cosa che non esiste, cioè non esiste e non deve esistere. Pertanto, anche il commento è breve, perché è relativo a questo. E passiamo al frammento 65. E in mezzo, come quinto, un altro canale conduttore di fuoco, onde il fuoco che reca vita discende fino ai canali materiali. E questo invece ci interessa più da vicino. Quando l'energia vitale ristagna, reca soltanto morte. L'energia vitale, quando ristagna, deve essere riaccelerata. La forza che la riaccelera è quella degli esseri coscienti di sé che attraverso l'uso della propria volontà accelerano l'energia vitale stagnata che mangiano o incontrano. Non sono solo le condizioni oggettive che consentono all'energia vitale di trasformarsi in coscienza di sé, ma anche la sua forza interna, la sua accelerazione, il suo movimento. Tanto è maggiore il movimento, tanto maggiori sono le possibilità di quell'energia vitale di sfruttare le opportunità incontrate e trasformarsi in coscienza di sé o alimentare lo sviluppo di una nuova coscienza di sé. L'essere terra, intesa come madre, è un grande acceleratore di energia vitale stagnata, al punto tale che sulla superficie di questo pianeta è venuta costruendosi una coperta vivente e cosciente chiamata essere natura. Gli esseri umani sono acceleratori di energia vitale esattamente come ogni altro essere della natura. Mangiando il cibo accelerano l'energia vitale e ne emettono sia di riaccelerata che di stagnata nell'ambiente. Gli esseri umani in ginocchio trattengono per sé l'energia vitale stagnata. In compenso, gli esseri umani sono dei. Gli esseri umani sono dei saccheggiatori di materie prime sul pianeta. E questo loro saccheggiare consente all'essere terra di accelerare quell'energia vitale stagnata che si è formata in una forma che lei non è in grado di riaccelerare. I canali conduttrici del fuoco altro non sono che i canali attraverso i quali si riaccelerano i flussi dell'energia vitale per consentirgli di trasformarsi da inconscia a cosciente, afferrando le occasioni che si presentano. Qualunque essere, nella misura in cui costruisce se stesso come un Dio, è un acceleratore di energia vitale dal quale ogni essere, sia della propria specie che di altre specie, possono attingere. Il più grande essere in questa parte dello spazio è l'essere sole. L'essere sole è il nocciolo della formazione della coscienza di sé di questa parte dello spazio. Dall'essere sole si irraggia una vastissima quantità di energia vitale, che non solo costruisce la vita, ma alimenta e trasforma anche la percezione della vita in corso. Ricordiamo l'allineamento planetario del 1982, che concentrando in un quadrante limitato dello spazio quasi tutti i pianeti del Sistema Solare, ne allineava i campi gravitazionali concentrando in quello spazio una massa enorme di energia vitale, che dall'essere Sole era abbandonata nello spazio. Il fuoco che costruisce la vita non scende fino ai canali materiali se non per quanto riguarda gli esseri della natura. Il fuoco non crea la vita, ma crea la coscienza di sé. È la coscienza di sé che deve essere considerata quando si parla del fuoco dell'energia vitale come di un travaso di potere da un essere ad altri esseri. Per quanto riguarda il sole, che è la più grande coscienza di sé in questa parte dello spazio, il fatto che io
indichi nel sole la più grande coscienza di sé in questa parte dello spazio, mi interessa molto relativamente, cioè mi interessa di più una coscienza di sé come Giunone o come Venere. Perché questo? Perché mentre la coscienza di sé del sole è là, è distante e, può e io ci posso accedere attraverso l'intuito, attraverso la sensazione, attraverso la percezione, attraverso il sognare e non mi arricchisce quello che è la vita di tutti i giorni, Giunone è la coscienza di sé della nascita. Cioè è la necessità della nascita, qualunque nascita all'interno della natura. Per cui Giunone agisce direttamente sugli individui, cioè li porta a generare nuovi figli affinché la natura continua a perpetrarsi, continua a continuare. Venere è anch'essa una divinità che agisce direttamente su di me, perché mi invita a mantenere un certo tipo di atteggiamento, un certo modo di essere, un certo modo di rapportarmi con la vita, con la quotidianità, che permette di costruire il mio futuro nell'infinito dei mutamenti. Per cui è una divinità che è immediata al mio essere, è una divinità che io posso invocare, posso evocare, posso cogliere nel suo potere e posso utilizzare nella vita di tutti i giorni, perché questo dà a me il potere di essere. Mentre invece l'essere sole lo posso sì raggiungere con l'intuire, col sentire, posso sì raggiungere la sua coscienza, però è un livello tale che mi parla che non lo posso trasferire in quotidianità. Posso solo però alimentare il mio campo di energia vitale. Posso raccogliere la forza quando mi serve, ma questo è un altro discorso ancora. Questo è un discorso di pura e semplice stregoneria. Questo è un discorso completamente a sé. Non lo facciamo all'interno degli oracoli caldaici. Questo discorso l'abbiamo già fatto nel libro dell'Anticristo, però non appartiene agli oracoli caldaici. E passiamo all'oracolo 66. Quando i canali si mescolano, portando a compimento azioni del fuoco imperituro. Quali sono le azioni del fuoco? La costruzione della coscienza di sé, la trasformazione dell'energia vitale da inconsapevole a consapevole. I canali si mescolano fra gli esseri della natura bisessuati, sono i genitori che mescolano i canali, portando a compimento azioni del fuoco imperituro. Ma il compimento del fuoco imperituro è portato anche da tutti quegli elementi che favoriscono lo sviluppo e la dilatazione della coscienza di sé. L'essere sole non partorisce un altro essere sole, ma egli dilata la sua coscienza e la sua consapevolezza col contributo dei canali che dai pianeti del Sistema Solare, dalle galassie e dal profondo sidereo conducono a lui. A sua volta l'essere sole è portatore e alimentatore di canali del fuoco imperituro, che da lui partono per alimentare ogni coscienza di sé e ogni oggettività in cui le coscienze di sé dilatano se stesse. I canali si mescolano costruendo delle relazioni. Le relazioni che costruiscono permettono alle coscienze di sé di costruire il loro divenire nell'infinito dei mutamenti. I canali sono le linee di tensione degli esseri che si mescolano, si alimentano, si dilatano nell'infinito dei mutamenti. Le linee di tensione costruiscono loro stesse e riportano alla loro origine le modificazioni che hanno subito. Così procede la grande opera del fuoco universale, la costruzione della coscienza di sé universo. La visione è grandiosa, è la visione del fuoco vivo, dei milioni di riflessi che abbagliano e fendono gli occhi e l'intuire del veggente. Non c'è staticità nei canali della vita, non c'è staticità nella formazione della coscienza di sé, tutto è movimento, veloce, convulso, mutevole, una crescita continua e infinita per quanto il veggente può cogliere. Questa è l'opera del fuoco. E vi vorrei ricordare sempre, se fosse necessario, che nel paganesimo politeista, in stregoneria, non esiste un essere creatore, una coscienza creatrice all'inizio dell'universo. Per noi questa è truffa pura e semplice. Cioè, quando qualcuno ci ha presente, è una truffa. Per noi tutto l'esistente, tutti i canali del fuoco, tutte le coscienze di sé tentano di dilatarsi per andare a costruire la coscienza universale. Questo è il concetto fondamentale su cui si fonda l'intero paganesimo, l'intera stregoneria. Cioè la responsabilità dell'esistente, di qualunque esistente, al di là che noi lo percepiamo o non lo percepiamo, è quello di andare a costruire la coscienza universale. Noi siamo i protagonisti di questa costruzione. Per questo è importante dilatare noi stessi. Per questo è importante costruire il nostro cammino. Per questo è importante prendersi in mano la responsabilità della propria vita. Per questo è importante sottrarsi dalla posizione in ginocchio. Per questo
è importante chiamare le cose con il loro vero nome. Per questo è importante toglierci dal centro del mondo dove il macellaio di Sodoma e Gomorra vuole infilarci. Per questo è importante manipolare la propria attenzione, per questo è importante praticare il proprio intento, praticare il sognare, praticare l'arte dell'agguato, perché noi stiamo costruendo noi stessi. Fra i due atti di magia, la nascita e la morte, c'è uno spazio che può essere percorso soltanto dall'essere umano che costruisce se stesso. È un atto di costruzione continua, e l'atto di costruzione continua è arte di magia e arte della stregoneria. Questo ricordatelo sempre. E passiamo al frammento 67. Il fuoco d'acqua e terra è di etere che tutto nutre. Il fuoco appartiene alla capacità del veggente di percepirlo. Anche se il veggente descrive quanto vede nella forma del fuoco, è perché nella sua ragione quanto brucia e trasforma dando luce, brillantezza e sensazioni simili a quelle dell'energia vitale è il fuoco. Ma il fuoco circonda il veggente. L'opera del fuoco e l'opera dell'acqua. Vulcano e Volturno sono coscienze di sé molto simili. L'opera del fuoco è l'opera della terra, intesa come terra madre, Maya. L'opera del fuoco è l'opera dell'etere, intesa come atmosfera, Giove, o come profondità siderale. L'opera del fuoco avvolge e coinvolge tutti gli oggetti di cui è parte. Se la percezione della ragione descrive soltanto una piccola isola nella quale inserire gli oggetti che conosce, la percezione alterata dell'individuo esce da quell'isola e reclama la visione delle trasformazioni dell'universo di cui è parte trasformando se stesso. Il fuoco della vita tutto nutre, il fuoco della vita tutto trasforma, il fuoco della vita tutto costruisce e gli dèi sono gli artefici di questa costruzione, cui gli esseri umani prendono parte nella misura in cui imparano ad alimentare il fuoco all'interno del loro cuore, diventando essi stessi degli dèi. Qual è il concetto di Dio nel paganesimo? Cos'è un Dio nel paganesimo? È chiunque mette in essere delle strategie per dilatare se stesso, per sviluppare il suo potere di essere. A un pagano, se qualcuno gli fa la domanda, sei un Dio tu? Un pagano risponde sì. Un pagano non può non rispondere sì. Perché la relazione che può esserci fra l'essere umano e gli dèi del mondo circostante c'è soltanto nella misura in cui l'essere umano si fa Dio, cioè tenta di costruire se stesso, sviluppare il suo potere di essere per dilatarsi nel mondo che lo circonda. Il contrario, l'opposto di questo è il possesso, è la sottomissione. Quando è che un essere umano non si fa Dio? Quando fa due scelte, o sottomette altri esseri umani, oppure viene sottomesso da altri esseri umani. Queste due condizioni portano l'essere umano a non farsi Dio. E allora cosa succede questo? Che dal punto di vista cristiano, uno che tenta di imitare il Dio cristiano, dire mi sono un Dio, vuol dire che è uno che si appropria le persone, è uno che mette in ginocchio gli altri, è uno che si impossessa delle persone. Ma questo è dal punto di vista cristiano, a noi dal punto di vista cristiano non ce ne frega niente. Il punto di vista pagano, farsi Dio, essere un Dio, significa mettere in essere delle strategie per sviluppare noi stessi, per costruire la nostra coscienza, la nostra consapevolezza, il nostro sapere, la nostra conoscenza, per chiamare le cose con il loro vero nome, per toglierci dal centro del mondo, per alimentare la nostra attenzione e così via, tutti quegli elementi che sono parte integrante del crogiolo dello stregone. E passiamo al 68. Io vado avanti ancora uno, faccio il 68 e poi passo al discorso che mi interessa su quel pseudo bestiame che dice noi, le sette, e faremo un bel discorsetto a proposito di un articolo sul giornale di questo. E dopo prenderò le telefonate. Il 68 degli oracoli caldaici dice: e tutta l'altra massa di fuoco, ogni cosa lavora con le proprie mani, perché fosse pienamente compiuto il corpo del cosmo, perché il cosmo fosse visibile, non sembrasse membranoso. Chi lavora con le proprie mani il fuoco? Le coscienze di sé lavorano con il proprio esistere e con le proprie determinazioni la struttura dell'energia vitale che inconsapevole si muove nell'universo sotto la spinta di necessità e in direzione del proprio intento. Le mani sono le coscienze di sé che plasmano quanto non è plasmato, rendendo consapevole quanto è inconsapevole. È la risposta all'intento che le spinge alla loro dilatazione, è la risposta alla necessità che le ha formate,
e articolazione del loro bisogno che si esprime nell'oggettività attraverso la loro volontà, il loro farsi Dio. Gli dèi lavorano la massa informe dell'energia vitale, ma prima che gli dèi lavorassero la massa informe dell'energia vitale, da quella massa scaturivano, per diverse condizioni, gli dèi stessi. Ma il padre e la madre, fra gli esseri della natura, partoriscono il figlio. Loro hanno versato una frazione della loro coscienza e della loro consapevolezza nel seme che formerà il figlio. Questo seme germoglierà, questo seme prenderà l'energia vitale inconsapevole dal mondo circostante e crescerà, si dilaterà, diventerà un essere umano adulto, un essere della natura adulto, si espanderà e tenterà di proseguire le sue trasformazioni nell'infinito dei mutamenti. Le mani del padre e della madre hanno plasmato una nuova concentrazione di energia vitale, che è diventata consapevole di sé. Per una plasmata, milioni e milioni abortiscono. Ma la consapevolezza si costruisce e si alimenta anche attraverso le linee di tensione che dal mondo circostante collegano ogni essere e ogni situazione diversa. Al veggente appaiono come mani che plasmano l'energia vitale per dargli una forma e una consistenza da poter contenere la coscienza dell'essere che l'ha plasmata. Gli dèi, per costruire se stessi, manipolano l'energia vitale, dilatano se stessi nell'infinito e rendono consapevole l'inconsapevole. Perché il cosmo fosse visibile, ma non è il cosmo che diventa visibile, ma la sua coscienza di sé, la sua capacità di determinare se stesso, una coscienza di sé che non esiste, ma è in costrizione, è opera degli dèi, un'opera alla quale gli esseri umani possono partecipare nella misura in cui si sottraggono dalla posizione in ginocchio in cui si trovano e dando l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza con le loro mani, manipolano la massa del fuoco. Perché il cosmo diventa membranoso? Perché uno dei modi che ha il veggente di percepire l'energia vitale del cosmo è quella di veli che si spostano, tipo ondate. La coscienza di sé viene quasi sempre percepita come una palla o un vortice, un grande vortice cosciente consapevole, anziché membrane che mute si spostano nello spazio. Il Dio nasce come prodotto di necessità, ma sommando la propria volontà a necessità, aumenta la quantità di energia vitale che diventa consapevole di sé. Le mani della coscienza di sé lavorano il fuoco dell'energia vitale affinché venga costruita la coscienza di sé universo e l'universo cessi di essere visto come membrane inconsapevoli e si trasformi in un vortice consapevole. Questa è l'opera degli dèi a cui anche l'essere umano è chiamato a partecipare nella misura in cui riesce a farsi Dio. E questo è gli oracoli caldaici per oggi. Abbiamo fatto gli oracoli caldaici fino all'oracolo numero 69. Gli oracoli sono circa 190 e qualcosa, 92, 93, se non mi ricordo. Quella versione di Tonelli, esistono altre serie, altre cose, ma quelle non hanno afferrato la mia attenzione. Questa versione è quella che ha afferrato la mia attenzione. E io sono arrivato a commentare qui 125, in computer forse ne ho un paio di più, non di più. Per cui sono ormai prossimo alla conclusione, diciamo così, del lavoro. Per cui siamo arrivati ormai verso la fine. La lettura degli oracoli caldaici prenderà tutto quest'anno e l'inizio del prossimo anno, sicuramente. Sicuramente perché da un lavoro che sembrava abbastanza semplice, come tutti i lavori del resto in stregoneria nel paganesimo, diventano estremamente complessi perché è necessario andare a mettere a posto quasi ogni virgola. E tutto sommato io non sono ancora a un livello sufficiente per riuscire a fare un lavoro egregio. Quello che io sto facendo è uno sforzo, è il mio sforzo in relazione alle mie capacità. In realtà si potrebbe fare molto di più, però il mio potere è questo. La stregoneria purtroppo non aveva altre persone per farlo, almeno questo tipo di robe. Dopo i stregoni dicono che sono matto, vabbè. Ma questo appartiene a loro e alle loro sfide. Bon, per oggi chiudiamo qui gli oracoli caldaici. E prima di fare qualcos'altro, di prendere le telefonate, facciamo un discorsetto su un articolo che è apparso sul Gazzettino del 26 luglio 1999. Sapete benissimo che io per fare i miei discorsi di attualità non vado quasi mai alla ricerca di articoli vecchi, se non quando sono in serie con altri. Ma mi baso sempre, quasi sempre sugli articoli di attualità. Perché?
di attualità immediata, cioè di cose immediate. Perché? Perché questi rappresentano un po' una provocazione. Ed è una provocazione gravissima questo articolo. L'articolo è a firma di tale Barbara Ganz. Ora, se io non vado, io non ho avuto tempo questa settimana di andare a vedere nell'archivio che ho, cioè l'insieme di ritagli giornali che ho, però se non mi sbaglio, questa Barbara Ganz è una specie di agente destabilizzatore, cioè in pratica è un personaggio che ha accesso ai giornali per scrivere porcate sotto dettatura di organizzazioni, vere e proprie organizzazioni mafiose, tipo il CRIS, il CIS, il CESNUR, cioè, tutta questa gente qua, e hanno uno scopo preciso. Qual è il loro scopo? È quello di impedire alle persone di esprimere il loro pensiero, impedire alle persone di manifestare il loro sentire religioso, impedire alle persone di essere se stesse. Cioè, in pratica è una vera e sono vere e proprie organizzazioni mafiose che, nascondendosi sotto etichette religiose, o anche tipo il CRIS e il CIS, per esempio, sono addirittura legate a doppio filo al Vaticano, stanno tentando di impedire la nascita di coscienza religiosa diversa da quella che è l'orrore e la sottomissione cattolica. Questo è il loro intento. Infatti, a me mi hanno segato le conferenze. Perché mi hanno segato le conferenze? Per impedirmi di esprimere il mio pensiero. E hanno agito a livello puramente mafioso. Naturalmente è stato sporto una comunicazione alla Procura Generale della Repubblica, anche se tutto sommato sapevo benissimo il livello etico e morale di quei procuratori è talmente squallido, talmente basso, che c'è un disprezzo assoluto nei confronti del dettato costituzionale. Purtroppo, questo è un dato di fatto. Dopodiché vedremo anche una sentenza a corti riunite della Corte di Cassazione, che è interessantissima, e vedremo anche cosa implica a livello sociale quella sentenza. Bene, questo articolo, praticamente, qual è l'obiettivo della Barbara Ganz? Intanto è nella setta per riavere mia moglie. Attenzione, il sottotitolo "Serve una mano amica dall'esterno per tirarti fuori" è una frase ripresa da uno degli agenti destabilizzatori, un prete del CRIS di Treviso, del CIRS, adesso non mi ricordo esattamente la sigla, che l'aveva usata in una trasmissione televisiva precedente di cui ho la registrazione. In pratica, questo articolo è stato dettato, dal mio punto di vista, per quello che direttamente dal CIRS. Cosa si imputa alle sette in questo articolo? Non si imputa assolutamente niente. Il titolo dice "Nella setta per riavere mia moglie". Già il titolo stesso dà un'idea del concetto che ha sta Barbara Ganz delle persone. "Nella setta per avere mia moglie" significa "mia moglie è una bestia, la setta mi ruba la bestia e io ho dovuto andare nella setta per riavere la mia bestia". Cioè, col mio linguaggio vi ho pittato quello che è il concetto del Cristo delle persone. Le persone non hanno intelligenza, non hanno capacità discriminante, sono stupide, possono essere comperate e vendute. Attenzione, è importantissimo che partiamo da questo per riuscire a capire il senso dell'articolo. Perché questo? Perché nell'articolo, innanzitutto, non viene nominata nessuna setta. Perché non viene nominata nessuna setta? Perché una sentenza della Corte di Cassazione ha già condannato i cattolici affermando che loro non si possono permettere di offendere le altre religioni quando fanno propaganda della loro fede. Cioè, loro questo non possono permettersi di farlo. Per cui, se avessero nominato la setta che è imputabile di avergli rubato la moglie come proprietà privata, portata via, no? Sarebbero stati denunciati per diffamazione. E allora, chiaramente, la Barbara Ganz non nomina nessuna setta. Nessuna setta o nessun gruppo, né chi potrebbe essere. Però l'importante non è nominare, ma è diffamare. Cioè diffamare tutti quelli che hanno un'idea religiosa, un modo di essere, un modo di vivere la vita diversa dai cattolici. Questo è il nocciolo fondamentale di questo articolo. E questo articolo parte da una certa Arianna che ha 27 anni.
e dice ne aveva 12, attenzione, questa ragazza aveva 12 anni, quando alla porta di casa sua hanno bussato due persone che si proponevano per un corso di approfondimento sulla Bibbia. È iniziata così, l'argomento mi interessava, avevo il pieno consenso dei miei genitori, attenzione, avevo il pieno consenso dei miei genitori, ho cominciato a frequentare le assemblee, dopo 3 anni sono stata battezzata secondo il loro rito, per cui battezzata secondo il loro rito, chiaramente erano cristiani anche quest'altra. Poi il corso sulla Bibbia era in termini cristiani, no? I primi dubbi non sorgono in lei, ma in sua madre Milena, che oggi è la segretaria tuttofare dell'Aris. L'Aris, non dimentichiamoci questo nome. L'Associazione per la ricerca e l'informazione sulle sette, di cui Arianna è presidente. Dice sua madre, io ero in cucina che preparavo da mangiare mentre Arianna prendeva lezioni, ascoltavo quello che le dicevano e pensavo tutto questo con la religione non ha nulla a che fare. Il conflitto fra genitori e figli è inevitabile, durissimo e doloroso. Da un lato erano i miei che volevano tirarmi fuori, dall'altra c'erano loro che mi invitavano a tenere duro, a resistere, e mi diceva che era normale. Allora, innanzitutto questa madre ha tirato su sua figlia senza dargli le armi per affrontare la vita di tutti i giorni. Cioè, come sta figlia era preda di questi o di chiunque altro, poteva essere preda di cattolici, preda di mormoni, preda di qualsiasi altro gruppo che avesse avuto il fine di agganciare la persona e di sottometterla. Per cui questa madre, e io ho il massimo disprezzo per questa persona, non ha dato nessun strumento alla figlia per affrontare la vita. Per lei questa figlia era una bestia. Naturalmente si sono presentati quest'altri, gli hanno dato quello che lei voleva, quello che la madre le aveva preparato, in fondo aveva insegnato a essere cattolica, cioè sicuramente se le interessava un corso sulla Bibbia significa che le aveva dato degli elementi, per cui la madre le aveva già sottomesso alla figlia, non gli aveva dato gli strumenti per difendersi. Però ha dubbi, cioè questi qua gli portano via la figlia. La figlia non è una persona per questa madre che si sta costruendo, ma è una bestia che gli appartiene. E questi a un certo punto lei sospetta che gli portano via la bestia. Non la figlia gli interessa sta donna, ma la proprietà privata. E siamo nell'orrore. Cioè, questo è cattolicesimo. Cioè, questo è cattolicesimo puro e semplice. Cominciano le lotte per riavere il bestiame, perché a questo punto qui si tratta di bestiame, non si tratta più di persone. Allora c'è il gioco di qua, commento questo, mi faccio questo, ti dimostro questo e via a giocarsela. A questo punto siamo un po' all'asta, dove tutti quanti, proponendo questo, proponendo l'altro, si contendono sta persona. Ci rendiamo conto? Le persone ridotte ad oggetto di possesso, con la paura che il possesso di queste persone vada a qualcun altro. Cioè siamo veramente nell'ignominia più assoluta. Nell'ignominia più assoluta. Cosa è successo alla fine? Che hanno risolto il problema in maniera reciprocamente soddisfacente e hanno costruito questa organizzazione che la chiamano ARIS. Qual è lo scopo di questa organizzazione? È la destabilizzazione del dettato costituzionale. È l'impedimento alle altre persone di esprimere il proprio pensiero. Com'è che agiscono queste persone qua? Ed è importantissimo questo che noi sappiamo. Dunque, un momento preciso in cui tutto ciò che non vuoi sentire, vediamo un attimino. Prendere la parola chiave. In pratica, queste qua persone fanno opera di entratura, loro si infiltrano dentro le organizzazioni e fanno denuncia di quello che trovano. Cioè praticamente evasori del fisco, sesso, millantato credito, inganno, truffa. Cioè, il termine setta deriva dal verbo latino seco secare, che significa recidere, separare. In questo caso rompere i legami con una vita precedente. Secondo altre interpretazioni, la radice va invece ricercata nel verbo sequor, sequi, o anche sector, sectori, cioè seguire
a significare una scuola di pensiero che diventa dottrina regolare per chi appunto decide di seguirla in tutto e per tutto. C'è un momento, ricordo oggi Ambra, un momento preciso in cui tutto ciò che vuoi sentire perché pensi che vogliono convertirti a rinunciare alla tua fede ti colpisce in pieno, non riesci a dimenticare, ci riprovi e lentamente anzi torni indietro. Ma è indispensabile che ci sia una mano esterna a scuoterti e tirarti fuori. Nel suo caso l'incontro è avvenuto in un momento di leggera crisi. Loro sono gentili, affettuosi, ti fanno capire che ti sono vicini, che puoi fidarti. Quello che è meno evidente, nota Arianna, una laurea in scienze politiche, è come ad un adepto venga di fatto imposto una vita di proibizioni, di rinunce, oltre a pesanti esborsi finanziari. Ma senza violenze, il tutto avviene senza costrizioni, sotto forma di consiglio, di suggerimento, così pressante da diventare peggiore di una catena. In alcuni casi la promessa è la felicità del raggiungimento del paradiso, altre sette puntano all'incremento della personalità e così via. Attenzione, quello che viene fatto da questi personaggi, che affermano anche di avere rapporti con il Ministero degli Interni, e qua sarebbe anche da andare a vedere un attimino la faccenda, perché indubbiamente al Ministero degli Interni, cioè alla polizia, interessa moltissimo avere degli informatori. Loro gli vanno benissimo, anzi, sono felicissimi di avere chi li informa su quello che sta avvenendo. Il problema è che questi qua, millantando quei rapporti con la polizia o col Ministero degli Interni, fanno azione di destabilizzazione rispetto a chi vuole diffondere il proprio pensiero. Come avviene l'azione di destabilizzazione? Io affitto una sala per manifestare il mio pensiero, per organizzare una conferenza, loro vanno dal responsabile della sala, dal consigliere comunale, vanno dal sindaco, eccetera, e dicono: tu a questo non gli devi dare una sala perché questo non è cristiano. Questo qua non è cristiano, dunque non deve manifestare le sue idee. Questo è ciò che fanno. E questo è mafia. Questo è mafia. Allora, qual è il vero intento dell'Aries? Il vero intento dell'Aries è quello di aiutare i cattolici a mettere in ginocchio i bambini. Loro non vanno nelle parrocchie, non dicono al prete: tu non devi costringere i bambini a pregare. Questo loro non lo fanno, sono troppo vigliacchi da quel punto di vista per farlo. Loro non dicono: le persone non devono essere oggetto di possesso, ma le persone devono avere i loro strumenti. Provate voi ad andare da mia figlia a 12 anni a vendergli una roba del genere. Ma vi sputava in un occhio e ve lo massaggiava pure. Tanto più adesso. Per cui non vanno dal prete a dire: tu non devi mettere in ginocchio i bambini, tu non devi stuprare i bambini. Non denunciano le violenze del prete della religione cattolica sui più deboli. Scappano come topi di fogna. Perché? Perché il loro scopo è quello di aiutare i preti nel fare questo. È quello di aiutare la Chiesa cattolica a mettere in ginocchio chi non si può difendere, diffamando chi cerca di andare a costruire qualcosa di diverso, chi cerca di andare a manifestare il proprio pensiero. Chi cerca di fare di questo sistema sociale un sistema sociale vivo e dinamico. Per cui a queste persone non va solo il disprezzo, ma va un'infinita quantità di disprezzo. Ammettiamo pure che queste persone riescano a smascherare 100-200 truffe. Nel momento stesso che queste persone fanno un'azione, una sola, contro la libertà di manifestazione del pensiero, queste sono dei criminali. Il compito di smascherare le truffe, il compito di agire, sempre che ciò sia avvenuto ed è abbastanza dubbio, è compito delle forze dell'ordine, che possono essere informate o non possono essere informate. Ma queste persone non agiscono per questi motivi, agiscono per aiutare i cattolici a mettere in ginocchio i bambini, per costringerli a pregare, per costringere i bambini a diventare soggetti di carità, come vi ho già spiegato nel Crogiolo dello Stregone. Per costringerli a elemosinare ciò che è la vita. Dopodiché chiunque ha il diritto di essere concorrente, chiunque ha il diritto di andare da quel bambino che loro hanno costretto a mettere in ginocchio, o hanno favorito, o hanno partecipato moralmente al metterlo in ginocchio, chiunque ha il diritto di andare a vendere il proprio pensiero. La libera concorrenza non è la libera concorrenza solo sul mercato, è anche la libera concorrenza di contendersi il bestiame umano. Allora qual è il punto centrale, la centralità di tutto il discorso? È quello di far sì che non esista bestiame umano, è quello di dare gli strumenti affinché le persone siano in grado di affrontare la vita, di
siano in grado di affrontare le contraddizioni, siano in grado di capire cosa sta avvenendo, siano in grado di prendere un'affermazione, di prendere la frase e collocarla in un contesto più ampio. L'informazione, la cultura, la conoscenza, la capacità di esporre se stessi, lo strumento con cui affrontare la vita. Bene, queste persone, questi Aries, tentano di sabotare, segare tutte quelle persone che stanno tentando di costruire la vita. Per cui a queste persone non meritano il disprezzo, ma meritano un assoluto disprezzo. Questo, e questo vale per il Cris, il Cis, il Cessnus, che sotto il mascheramento di studio dei gruppi, dei movimenti di pensiero, delle sette, eccetera, in realtà nascondono una struttura mafiosa che ha lo scopo di impedire alle persone di espandere la loro conoscenza, il loro sapere, eccetera. Perché se è vero che in questo paese la libertà di pensiero o far propaganda del proprio pensiero è una regola fondamentale ed è un principio fondamentale, è altrettanto vero che in tutte le situazioni private, tutte le istanze, tutte le assemblee che si fanno dal condominio al quartiere, eccetera, c'è sempre qualcuno che deve dirti come parlare, cosa dire, cosa non dire, cosa fare, cosa non fare, che ti dice cosa è giusto, cosa non è giusto. C'è sempre quel che è figlio di puttana, perché solo in questo modo si può dire, che tenta di mettere in ginocchio, offendendo la Costituzione della Repubblica Italiana, chi ha idee diverse, posizioni diverse, intenti diversi. E questo è vergognoso, è una vergogna. Per cui quelli dell'Aries vanno indicati al massimo disprezzo, come persone, come individui e come organizzazione. E qui chiudo il discorso. Per quanto riguarda poi, andiamo avanti pure con la rassegna stampa. A proposito dello stupro dei bambini, Francia, i genitori, di fronte alle violenze carnali, doveva parlare. Prete pedofilo, il vescovo sapeva, Parigi. Il suo silenzio è colpevole, non ha giustificazioni. Proteggere un pedofilo, anche se costui è un ecclesiastico, non ha scusanti. È quello di cui sono intimamente convinte le famiglie che hanno denunciato il vescovo della diocesi normanna di Bayeux, Monsieur Pierre Piquin, lo accusano di non aver denunciato le violenze sessuali che a più riprese ha commesso uno dei suoi preti, padre René Bisset, sui più giovani parrocchiani. I parenti delle vittime si sono costituiti parte civile. Sto Piquin si era già confidato delle sue pulsioni col vescovo e il vescovo lo ha semplicemente spostato da un'altra parte. Perché il vescovo non poteva fare diversamente? Perché sto Piquin, stuprando bambini, non faceva altro ciò che gli aveva insegnato il pazzo di Nazareth. Non aveva fatto altro che imitare il Gesù di Nazareth quando nei Vangeli ufficiali in Marco viene arrestato col bimbetto che gli scappa nudo. Questo non poteva denunciarlo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Vorrei sapere chi sta conducendo questa trasmissione. Beh, ho dato che è il mio indirizzo. Sono Claudio Simeoni. Chi? Claudio Simeoni. Ecco. Ma cosa trattite? Magia, stregoneria e paganesimo.